Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: «Dov'è la promessa della sua venuta?» Cari fratelli e sorelle, così come è scritto nella Bibbia, prima della seconda venuta di Gesù Cristo appariranno dei segni inequivocabili che annunceranno il suo ritorno. Ma prima della rivelazione, i popoli della terra dovranno affrontare terribili tribolazioni. Il Signore nostro Dio vuole che siamo preparati ad affrontare queste difficoltà. Egli si aspetta che saremo spiritualmente pronti quando il Signore verrà nella sua gloria. Per questo ci ha parlato dei segni o degli eventi che annunceranno l'avvicinarsi della seconda venuta del Salvatore. Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'Anticristo, di fatto ora molti anticristi sono apparsi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Molti saranno i falsi profeti che calpesteranno il suolo della terra. Se qualcuno vi dice: «Il Cristo è qui», oppure «è là», non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. Gesù disse ai suoi discepoli che la guerra avrebbe riempito tutta la terra. Voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Molti di questi segni si stanno adempiendo: la cattiveria, la malvagità è dappertutto. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. Cari fratelli e sorelle, vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Preghiamo il Signore nostro Dio che ci dia la forza di mettere ordine nella nostra vita e preparare noi stessi e le nostre famiglie per le cose ancora a venire. Signore, ti prego di concedermi il coraggio e la chiarezza di pensiero necessari per affrontare tutte le difficoltà che la vita mi presenta. Ti chiedo di non permettere che il mio spirito si abbatta, ma di essere la mia forza e la mia roccia, il mio scudo contro le avversità. Fa che la mia fede e la mia speranza in te siano sempre salde e mai confuse. Ti prego di riempire il mio cuore della tua fiducia in ogni momento, affinché io possa servirti con tutte le mie forze e impegnarmi a realizzare i miei sogni. Aiutami a dare il meglio di me stesso, ad offrirmi completamente alla bontà e alla purezza del tuo amore, e a concentrarmi sulla tua parola che mi protegge, sostiene, esorta e incoraggia a superare ogni ostacolo e difficoltà. Ti prego di aiutarmi a esplorare le profondità del mio essere, a scavare profondamente in me stesso e a trovare tutti quei talenti che hai seminato in me, affinché possa raggiungere il successo e la felicità in tutti i compiti che devo svolgere. So che con il tuo aiuto posso vincere, perché nessuno che abbia riposto la sua fiducia in te, nella tua compassione e nella tua misericordia, è mai stato deluso. Ti ringrazio per la tua presenza costante nella mia vita e prego che la tua luce mi guidi sempre sulla strada giusta. Amen.